siamo una delle poche cravatte di seta che ho a casa. Questa è questa. A proposito, il Papillon è quello quando mi sono sposato. Ah. Lo stesso di quando. L'unico, non ne ho altre. L'unico Papillon. Hanno cambiato le sue cravatte. Certo, le mie sono, questa è una composizione mia. Quello giallo invece è la roba. Questo quadro è l'ultimo quadro che ho fatto nel 2002, no, anzi nel 2001, prima di cambiare casa. Io stavo a Catania, al centro di Catania, poi sono andato ad abitare a Mascalucia. Mascalucia, sì. E a secondo chi mi dà il gratuito patrocinio. E faccio le richieste, quando me l'accettano e faccio le mostre. E quindi stavo dicendo, questo qua, prima di cambiare casa da Catania a Mascalucia, dove sto adesso, ho smesso di dipingere, ho ripreso poi alla fine del 2017, quindi sono stato la bellezza di 15 anni, dal 2002, sì, 2001, un 16 anni senza dipingere. Questo è stato l'ultimo quadro che ho fatto, del 2001. L'hai ripreso da poco? Sì, infatti qua ci va la seconda e la terza mano. No, ho ripreso nel 2017, no, non l'ho ripreso ancora. Gli ho schiarito solo il fondo, che era molto più scuro, però ancora devo fare le cravatte sono solo abbozzate, tutti gli altri invece sono definitivi. Io praticamente faccio iperrealismo e pop art. Quella è una senatrice, Nunzia Catalfo, questa qua è l'attuale ministro del lavoro, è una carissima amica. Questa è Scarlett Johansson, in una delle sue foto molto belle, la foto è molto più bella del quadro, cioè i capelli, la voluminosità dei capelli. Vabbè, questo, il quadro è un'altra cosa. Questo è fatto solo con di piacere. Questo è un pop art, praticamente è un'interpretazione fatta solo con i primari, i tre colori primari, il giallo, il ciano e il magenta. E poi l'utilizzo di tre grigi, mi pare che non sono più di tre. Generalmente sono quasi tutti così, le opere pop art che faccio io sono quasi tutte con i soli primari. E... la zambetta che è un po'... Quale? La zambetta. No, la zambetta sa cos'è? Perché sono stato sul punto, se lei va sul mio canale YouTube e si guarda questo quadro, vede che è preso da una foto libera pubblicata su un sito che pubblica foto che lei può prendere liberamente. Io sono stato sul punto di rimpicciolirla la zambetta. Ma lo sa cos'è? Questa foto, se lei guarda il filmato originale, io poi alla fine dei miei filmati faccio vedere la dissolvenza tra la foto da cui l'ho presa. Esatto, l'originale è quello che poi ho dipinto io. Questa foto praticamente è una foto presa da vicino, sicuro, e glielo dico da fotografo. Questa è una foto che questo gattino, sicuramente c'era una macchina fotografica messa qua e gli ha fatto la foto da vicino, perché c'è... Quindi è la luce? No, non è la luce, è che la zampa si trova più vicina alla macchina fotografica rispetto al corpo che è più indietro. E quindi se io mi avvicino a lei e mi scatta una fotografia così a mano, è come la mano del gigante rispetto alla mia faccia, e quindi c'è sta zampa praticamente che è più grossa. Ora io l'ho lasciato, la volevo rimpicciolire, però non dava l'effetto desiderato. Sai cosa c'è come probabilmente errore? Che non sono riuscito a rendere la profondità, e con molta probabilità dovevo sfumare, non l'ho voluto sfumare perché queste parti erano sfumate. Sì, perché se io sfumassi, cioè lo farei tipo senza dettaglio, il fatto del collo, con molta probabilità si capirebbe che la zampa in primo piano è stata messa a fuoco. Sì. Boh, il pusso. Gli piace a tutti il pussetto. Di tutto punto, cioè, questo qua sì, ma sono tutti fatti di tutto punto. Addirittura su Facebook c'è anche come sono fatti. Procedura che tu hai c'è fatto. Se tu vai nel mio canale, io perché ho praticamente mia figlia che ama disegnare.
questa foto così, ama proprio. Sul tuo canale YouTube c'è anche la tecnica che se tu vai nel mio canale YouTube ci sono Massimo Violetta. Se tu vai nel mio canale, poi glielo condivido. Se tu vai nel mio canale YouTube, vedi proprio come li faccio, proprio da dove parto nasce. E poi da dove l'ho preso. Cioè, ma quello di Sant'Agata dov'è? Che mi ricordo che era bellissimo. Questo qua. È piccolino questo di Sant'Agata perché è stato fatto. È un contrasto tipo sì, negativo. Questo qua è una tecnica pop art. Io quando dipingo in pop art, cioè quando elaboro le immagini, le elaboro solo con i colori primari. E lo sapete cosa sono i colori primari? Mia figlia ancora alle scuole. Allora, i colori primari sono quelli da cui si formano poi tutti gli altri colori. Esatto. E sono esattamente il magenta, il ciano e il giallo primario. Da questi tre colori, con la sintesi additiva, si creano tutti gli altri colori. I telefonini e i computer funzionano con tre pixel accostati di questo colore che a seconda se sono più o meno accesi ti vanno a creare l'immagine che vedi sullo schermo. Quindi, e a me piacciono moltissimo questo accostamento di colore, che non è semplice, poi è una fisseria, però tirare fuori l'immagine e poi renderti l'immagine accostando questi colori, io ci metto una settimana per fare l'elaborazione dell'immagine e poi me ne vado cantando in 4-5 giorni tiro fuori il quadro, quindi il quadro lo tiro con meno difficoltà. Da dove ti viene questo azzurro della cosa? Questo azzurro ti viene. Prima ti fai lo scontorno dell'immagine. Sì. Prima prendi l'immagine. E questa è una fotografia che avevo scattato tempo addietro davanti alla collegiata. E di questa su YouTube c'è tutta la procedura, sì. Che l'ho visto. Quindi Massimo Violetta. Sì, questo qua viene fatto prima in bianco e nero. Una volta che te lo fai in bianco e nero, ti fai i passaggi di colore tipo il lupo. Se vuoi te li cambi con queste tonalità e dopo e ne esci pazzo, difatti certe volte li lascio in bianco e nero come vedi il, sì. No, perché poi danno, sembra una stupidaggine, ma ti dà un impatto maggiore, reale, una cosa questo colore. Alcuni, per esempio, se tu guardi questi qua, io li ho lasciati in bianco e nero perché mi risaltano di più. Questa è la ministra Nunzia Catalfo. Nunzia, questa è Scarlett Johansson. Questo è suo, proprio di proprietà il quadro. Questo qua. Cioè me l'ha ordinato lei e gliel'ho fatto. Questo invece è Scarlett Johansson. Massimo, non mi stupisce affatto perché la tua ecletticità, grazie. La conoscevamo già da lui alle medie suonava il violino, quindi ora non c'è. No, suonava il pianoforte. La ragazza che mi ha dato la possibilità di mettere nei miei filmati le colonne sonore che sono le sue musiche. E c'è anche in questo, se guardate il filmato, c'è messo da dove è preso. Mentre lei sta suonando, ho bloccato l'immagine. E da lì poi ho preso l'ispirazione per fare un filmato, hai bloccato l'immagine, uno suo, un fotogramma esatto, da fotogramma poi l'ho elaborato. Bellissimo. No, il viso esprime tutta questa come sente la come musica, la passione, sì. Come sente la musica proprio in maniera. E poi vi faccio vedere un'altra cosa che è molto bella, però ve la faccio vedere qua con la luce, l'ho messa qua nel tavolo, ci sono le caramelle menta e latte. Vi faccio vedere una cosa, perché questa qua impazziscono tutti quanti quando la. Sì, quando la vedono. Guardate i particolari di questa foglia. Questo sembra un tridimensionale, ha una sorta di. Questo è. Io faccio iperrealismo e pop art. Questa foglia è venuta particolarmente bene. È vero, è veramente bello. Questa è una fogliolina. Però c'è una cosa che non. Quindi tu spazi un po' su tutto, vedo? No, faccio solo pop art. E. No, però dico a livello proprio di soggetti. Sì, certo, i soggetti ecco. Sì. È quello. Scusami una cosa, quest'ombra è generata da una luce, la cui posizione dovrebbe essere qua. Sì, la posizione è dall'alto. La luce è dall'alto. Perché la proiezione viene da una foto, quindi. Aspetta, c'è la mia ombra addosso. Sì. E anche la tua. No. Vabbè, ce l'avete su cosa c'è? Sul mio profilo Facebook c'è pubblicato tutto. E stavo dicendo, no, questa qua è una fotografia, perciò l'ombra è quella là proprio, da foto. È veramente è presa dalla foto. Veramente.